Siete agli antipodi della Sicilia, ma condividete il fatto che siete entrambe regioni di confine. Lei crede davvero che ieri, in quell'incontro tra il governatore siciliano e il governo, ci sia stata una sorta di baratto? La Sicilia si tiene i migranti e in cambio ottiene un importante sconto fiscale? No, io non penso che si possa ragionare da questo punto di vista e anzi esprimo totale solidarietà al governatore Musumeci per quanto sta vivendo la Sicilia e devo dire che noi rispetto all'immigrazione via terra stiamo subendo dei problemi enormi. Non a caso l'8 di questo mese sarà presente in Firenze a Giulia il ministro Lamorgese, che mi auguro possa dare riscontro a quelle proposte che abbiamo fatto. La competenza purtroppo non è della Regione per quanto riguarda il controllo dei confini, però riteniamo indispensabile andare a fermare l'ingresso di immigrati irregolari. Questo glielo dico non soltanto ovviamente perché io sono profondamente contrario all'ingresso di immigrati irregolari, non soltanto per il numero di positivi di cui parlavamo prima, ma la parte sanitaria che mi preoccupa di più è il fatto che queste persone non rispettano la quarantena. Noi alla Cavarzarani, ex caserma di Udine, abbiamo dovuto fare una zona rossa con addirittura la Protezione Civile che ha collaborato con le forze dell'ordine per presidiare i confini perché quella quarantena non la rispettavano e addirittura abbiamo avuto casi di positivi immigrati irregolari che hanno deciso di girare liberamente sul Allora, territorio. lei ci. Quindi non è soltanto un problema di numeri, è un problema anche di popolazione che non rispetta le regole. Allora, due domande. La prima che ci riporta quell'8 settembre, giorno in cui lei incontrerà il ministro Lamorgese in Friuli, presenteremo al ministro, lei diceva poco fa, le nostre proposte. Tra queste c'è quella che fece tanto discutere mesi fa di costruire un vero e proprio muro, una barriera sul confine italo-sloveno, Presidente? Guardi, noi la proposta che abbiamo avanzato in questo momento è quella che è stata oltretutto anche avanzata dalle procure, dalle questure e dalle prefetture del Friuli Venezia Giulia. Chiudere i valichi minori, o tutti o quasi tutti, e prevedere dei controlli sui valichi maggiori. Questo perché? Perché rispetto al passato, quando parlavamo del barrieramento, oggi entrano molti di meno a piedi, per capirci. Perché noi siamo riusciti a fare, devo ringraziare le prefetture per questo, un accordo con la Slovenia dove facciamo le riammissioni per tutte le persone che vengono prese nelle aree di valico e di retrovalico. Quindi adesso arrivano con mezzi su gomma. Quindi se noi riusciamo a presidiare i confini, riusciamo ad intercettarli e bloccarli e farli riammettere in Slovenia. Il secondo problema. Noi dobbiamo modificare la norma sui minori non accompagnati, la Okay. norma Zampa, la norma PD sui minori non accompagnati, Le posso perché chiedere? abbiamo tantissimi falsi minori, abbiamo dei quarantenni che si dichiarano minori per non essere riammessi in Slovenia, è una vergogna, prendono in Certo. giro questo Allora, Stato, qualche giorno prendono in fa giro la legislazione, prendono in lei giro è la dignità. finito sulle colonne del New York Times, che ha dedicato un articolo a come, con il ritorno del coronavirus, la politica utilizzi i migranti come bersagli, e veniva citato proprio lei. Come risponde all'autorevole quotidiano newyorkese? Che purtroppo anche nella stampa internazionale vedo molta, se non troppa, superficialità. Ho letto anch'io quel piccolo trafiletto che mi riguardava, non hanno citato quello che vi raccontavo prima, per esempio il fatto che i migrati irregolari non rispettano la quarantena, girano positivi, comunque entrano illegalmente. Non si può pensare che con questo qualunquismo qualche testata invece si erga a grande dispensatore di verità. Io quello che sto riscontrando in questo momento, che soprattutto su un'area politica, ma devo dire anche un'area sociale, che è minoranza nel paese, penso sia minoranza in molti paesi occidentali, vedo una supponenza dove raccontano delle verità che sembrano molto approfondite, molto ragionate, trattano invece gli altri come populisti, in realtà vedo una superficialità nel ragionamento che è disarmante. Parliamo un po' di politica allora. Oggi Quotidiano Nazionale pubblica sei sondaggi, ciascuno per le sei regioni che vanno al voto a breve. In tre siete abbondantemente in vantaggio, in due siete in bilico. Lei crede, come ha detto nei giorni scorsi Roberto Maroni, che se si vince bene alle regionali, parliamo del 4-2, il governo cade?
Guardi, io non voglio vincolare i risultati delle regionali alla politica nazionale. Questo prima di tutto perché penso che ogni singola regione, ogni singolo elettore di quella regione stia scegliendo e dovrà scegliere il governatore, la maggioranza di quella regione e quindi bisogna dare dignità alle elezioni regionali che sono fondamentali. Dall'altro lato, io credo che le difficoltà dell'attuale maggioranza siano evidenti, indipendentemente dal risultato delle regionali. Penso che siano un problema per il Paese. Io le faccio un esempio. Quanto è avvenuto sul voto per la proroga dei vertici dei servizi segreti? Io mi domando, se fosse stato Salvini con la deroga ai servizi segreti e con decreto su cui mettono la fiducia, avesse prorogato la durata dei vertici, io penso che si sarebbero scesi in piazza urlando al crollo della democrazia in questo Paese Allora, ci fermiamo rappresentativa. un Invece è successo momento. una cosa di cui nessuno ha Certo. parlato. Ci fermiamo.